Cari amici dell'Altro Corriere, rieccoci insieme in un nuovo appuntamento con il mondo della cultura calabrese. Ospite in studio questa sera Daniela Grandinetti. Daniela, benvenuta. Grazie Antonio e grazie a tutti i telespettatori. Daniela Grandinetti, laureata in lettere, ha vissuto per molto tempo in Toscana, dove ha insegnato da qualche anno. È rientrata in Calabria. Questo credo sia il tuo Sesto, quinto, il tuo quest'anno sesto è il sesto. lavoro, il tuo sesto lavoro, oltre all'insegnamento, oltre all'attività da scrittrice, Daniela è molto conosciuta anche per il suo impegno civile, sociale, per le sue battaglie. È una di quelle persone che difficilmente guardano con indifferenza a quelli che sono i disastri del nostro mondo e della nostra società. Fa sempre la sua parte. Daniela, io ho una curiosità intanto, perché tu sei stata molto tempo in Toscana, la Toscana è molto diversa dal punto di vista organizzativo, anche sotto il profilo dei servizi. Insomma, come società nel suo complesso rispetto alla Calabria. Com'è stata la tua esperienza toscana e com'è stato soprattutto il tuo rientro in Calabria? Parto dal rientro perché il rientro, diciamo, è stato casuale, dovuto a una coincidenza. Io ho sempre pensato che, insomma, nella terza età, diciamo, sarei tornata comunque, avevo questo desiderio di ritorno, di tornare a vivere qui. Poi ho fatto una domanda di trasferimento quasi per caso. Non c'era alcun elemento in quello specifico istante che io ottenessi questo trasferimento, invece l'ho avuto, allora ho pensato che a volte il destino va assecondato. Amo la Toscana, ci ho vissuto per 30 anni, ho vissuto a Firenze e poi Mugello. Diciamo che, insomma, ovviamente, come dire, nel ritorno ci sono cose che perdi e cose che recuperi, perché il bisogno di ritorno alle radici è una cosa che comunque mi è sempre appartenuta. Io ho avuto comunque sempre rapporti costanti, non solo per la mia famiglia, parte della mia famiglia comunque era qui. Ma anche proprio di legame molto forte che ho sempre sentito con la Calabria, insomma, con le mie radici. E quindi, come dire, ti porti dietro un bagaglio che in qualche modo è ricco di alcune cose, tornando ne perdi alcune, perché evidentemente ti rendi conto che, non so, servizi, tante cose, insomma, non sono lo standard, soprattutto per esempio per gli ultimi 10 anni ho vissuto in Mugello, una piccola realtà ma molto ben organizzata. E cose che perdi e cose che guadagni, diciamo, in termini anche di relazioni umane, di rapporti, di voglia comunque anche di impegnarti, che lì avevo, ma sotto altre forme. Insomma, è soprattutto stata la scuola, in qualche modo, il fulcro della mia vita, soprattutto negli ultimi anni in Toscana. Tu sei, non ti tiri indietro, non riesci a guardare, come dicevo prima, con indifferenza a quelli che sono, insomma, i disastri della nostra società, ma non ti sei stancata di fare battaglie, di metterci sempre la tua voglia di tentare, perché poi nessuno di noi può cambiare il mondo. È una domandona, un po' stanca, sì, a volte ti stanchi, però diciamo che mia madre diceva che chi nasce tondo non può morire quadrato, io questa cosa la ripeto spesso perché è così, sono fatta così e rispetto anche alle grandi e piccole cose, insomma, anche negli ultimi giorni ho avuto modo di essere testimone in diretta di cose anche forti che ora qui non è il caso di stare a raccontare, però io non riesco a voltarmi dall'altra parte, ma sono stata così credo fin dalle scuole elementari, probabilmente, non so, si dice la paladina delle battaglie perse, io sono la paladina delle battaglie perse, qualche volta si vincono, qualche volta si perdono, però in ogni caso credo che poi, insomma, ora siamo veramente in un momento in cui, come dire, le ingiustizie anche sociali sono talmente tante che, insomma, mancano anche i punti di riferimento, ecco, quindi a volte sono più le persone, le singole persone, magari le associazioni, così, quindi è difficile per me voltarsi dall'altra parte, è una cosa che non sono mai riuscita a fare e quindi ormai mi sono rassegnata, non ci riuscirò mai, però è così.
è una cosa che mi appartiene. Daniela, ovviamente noi, lo dico a beneficio di quelli che ci stanno ascoltando, sanno che questo è un appuntamento settimanale dedicato alla cultura e ai libri. E noi oggi parleremo del tuo ultimo lavoro, Luna Pietra, pubblicato da AEB Editrice, che è appunto l'ultimo romanzo di Daniela Grandinetti di freschissima uscita, perché è nelle librerie ed è possibile acquistarlo da qualche giorno. Intanto, cari amici, è un libro veramente bello, uno dei più bei libri che io abbia letto negli ultimi anni. È stata anche una lettura piuttosto intensa, perché il racconto in alcuni momenti è molto forte, emotivamente coinvolgente. Daniela descrive ha una capacità di descrivere alcune situazioni che ti incollano alla lettura, ma soprattutto ti fanno fare i conti con quella situazione. Qui parliamo di una storia che è la storia di due donne, fondamentalmente, la storia di Cettina e di Tilde, due amiche da sempre che sono cresciute insieme, hanno preso delle strade diverse. Cettina poi è andata a vivere fuori con un bagaglio di situazioni irrisolte che poi verranno fuori nel tempo, quando lei sarà costretta per alcune ragioni a ritornare nel suo paese, che è Sovara, un paese calabrese, e che ha un antefatto, però, Daniela, un antefatto che è estremamente duro, la storia di Cosma. La storia di Cosma, come è nata, insomma, è nata, diciamo, anche un po' casualmente, perché appunto mi è comparsa, a volte per me funziona in questa maniera, ascoltando un pezzo musicale è comparsa questa ragazza di spalle con i capelli molto lunghi neri che correva in questo vicolo. Da lì è nata una storia, però queste sono storie che appartengono anche ai vecchi racconti che si facevano nei paesi, insomma, no? Io vivo tra Lamezia e Decollatura, nella fattispecie non è una storia vera, è una storia assolutamente frutto di fantasia, di invenzione, di immaginazione, però erano storie che a quei tempi, diciamo, accadevano, e da lì è partito un po' l'impulso di questa narrazione, attorno alla quale poi ho costruito anche il resto del romanzo, aggiungendo le due protagoniste, le altre due protagoniste che invece agiscono in un tempo più recente, però Cosma, che vive intorno agli anni 20, diciamo, è una, allora le adolescenti erano donne, insomma, erano considerate donne, quindi vive la sua vita negli anni in cui appunto questo piccolo paese era anche comandato un po' da questo podestà, e appunto è il trait d'union, perché rimane poi per una serie di vicissitudini che sono raccontate nell'immaginario, come colei che corre quando c'è vento e tempesta. Gli anziani raccontano che c'è questa ragazza che è rimasta a correre per i vicoli. Ed è appunto, come dicevo, questo trait d'union tra il passato e il presente, perché queste due donne in qualche maniera sono legate alla storia e alla figura e alle narrazioni di questo fantasma che rimane nei racconti degli anziani, insomma. Ecco. Quella di Cosma è una storia nella storia che poi accompagna il romanzo, anche perché credo che ci sia un elemento comune che... Intanto il discorso importante della Cosma è vittima di violenze terrificanti, che tu racconti in un modo, ne abbiamo parlato personalmente, ma voglio che lo ascoltino anche quelli che ci stanno vedendo. Io in alcuni momenti ho dovuto fermare la lettura, tanto era forte la capacità descrittiva di queste tragedie personali che ha subito Cosma. Ma il tema della violenza poi ricorre anche nelle storie che riguardano Cettina e Tilde, soprattutto Cettina. C'è una violenza che assume sulla donna, che assume diversi contorni. C'è la violenza familiare, c'è la violenza, insomma,
La violenza è un tema che ricorre e che noi non abbiamo cancellato. Sono diverse le forme di violenza rispetto alla storia di Cosma, ma peraltro battaglie che ti appartengono queste. Il tema della violenza per te? Il tema della violenza, nella mia intenzione, nel racconto, non è soltanto relativa alla violenza sulle donne, che pure c'è e raccontata, e ho cercato di renderla il più realisticamente possibile. Peraltro non è una cosa per me nuova, non è un tema nuovo, anche se sotto altre forme avevo già affrontato, insomma, situazioni simili. Però c'è anche la sottile linea che poi divide la realtà dal simbolo. Quando scrivi, attribuisci poi magari a determinati fatti anche un valore simbolico, e quindi queste tre donne, come la Calabria che è femminile, per me rappresentano anche un po' la violenza passata, il silenzio, diciamo, che molto spesso ammantava anche le violenze che erano subite dalle donne, ma che ha subito anche questa terra, insomma, no? Quindi l'indifferenza molto spesso, e che ha causato anche poi lo stesso abbandono. Sovara è un piccolo paese, come può essere, diciamo, un nome inventato, ma come può essere un qualsiasi piccolo paese che 30-40 anni fa era vivo, vivace, ora sono, diciamo, luoghi invece abbandonati, dove esiste poco niente, e anche quella per me è una forma di violenza che abbiamo fatto, insomma, ai nostri territori, che pure erano ricchi di risorse e lo sarebbero potenzialmente ancora. E quindi c'è, cioè, sia il discorso relativo proprio anche al silenzio, perché poi ci sono queste due protagoniste e una scappa. Diciamo, la violenza che ha visto, indirettamente subito, in qualche modo scappa, va via, va a vivere a Milano. L'altra invece è poco consapevole, diciamo così, perché è, come tanti, non abituata adeguatamente a guardarsi intorno, anche se poi, insomma, alla fine invece si scopre che una ha donna delle anche risorse, sì, ed è una donna, come invece così è nella realtà anche sue proprie personali molto ben definite. Quindi quella che sembra una personalità quasi così di una donna di poco spessore o di poco conto, invece alla fine si rivela avere una forza sua molto forte, insomma, molto più dell'amica che è andata via, che ha cercato di costruire una propria identità altrove, senza peraltro riuscirci, e dovendo invece tornare per fare i conti con se stessa. Ci sono delle pagine anche bellissime proprio su questo tema, perché, come hai anticipato in questo tuo al proprio adesso, il libro ha molti punti di contatto tra la storia di queste due donne e proprio la storia della nostra terra. Daniela, questa è un racconto di abbandono, un racconto di malasorte, un racconto di violenza, però un racconto anche di riscatto. Sì, perché in che termini riscatto? Il riscatto arriva, diciamo, ovviamente nella parte finale, con l'acquisizione della consapevolezza, cioè ciò che si è taciuto, ciò che non è stato detto, quello che si sapeva, ma si faceva semplicemente finta di non sapere, alla fine invece viene portato completamente a galla, come nella vita personale qualsiasi trauma. Tutti abbiamo in qualche modo subito i nostri piccoli e grandi traumi, le nostre piccole e grandi perdite, e così come anche nella vita personale, così nella vita di questi protagonisti, non fare i conti con ciò che a volte succede, perché c'è un processo di rimozione, che è il processo di rimozione che si riferisce anche un po' a questa terra, quindi non solo alle protagoniste. In questo processo di rimozione c'è appunto una volontà di scartare ciò che è brutto, ciò che non ci piace, ma che fa parte di noi, che è intrinsecamente anche nostro in qualche modo. Quindi il riscatto arriva quando questo viene portato invece a livello di consapevolezza, ci si può finalmente guardare in uno specchio,
raccontandosi la verità, dicendo quello che siamo figli frutto di esperienze positive e negative, e noi siamo poi la sintesi. Solo quando finalmente tutto, per il fantasma e per le due protagoniste, diciamo, viene come un puzzle ricomposto e l'immagine finale finalmente è, con ogni tessera che trova la sua sistemazione in un quadro finale che ha una sua definizione, solo in quel momento il riscatto può avvenire. Quindi senza la consapevolezza non c'è l'azione. Che è una definizione, peraltro un quadro finale che fa emergere una straordinaria abilità narrativa di Daniela, perché Grazie. La storia è avvincente. Daniela, ci sono diverse figure ovviamente all'interno di questo romanzo. C'è Cettina, c'è Tilde, c'è il padre di Cettina, che è una figura ricorrente dal quale Cettina in qualche modo è fuggita via e con il quale poi deve fare i conti al suo rientro. C'è questa figura dello zio, ci sono poi le figure che sono emerse nel racconto di Cosma, la figura terrificante di Don Natale, ancora peggiore però quella della moglie. E poi c'è, ne abbiamo parlato l'altra volta tra di noi, c'è la figura di Elvira, che io ho trovato una figura estremamente affascinante, perché Elvira è la madre di Cettina, che sicuramente molto tormentata, vittima di diverse forme di, come dire, di sopraffazione, che però manifesta una sua grande bellezza, poi come nel corso poi del racconto viene fuori che alla fine anche questa forma di sottomissione, questa forma di accettazione che lei aveva di tante situazioni inaccettabili, era nel quadro di una donna di straordinaria poi sensibilità personale. Io l'ho trovata una figura molto forte, molto potente all'interno del racconto. Io credo che questa sia la storia e la bellezza di molte donne, diciamo, che in un tempo passato erano costrette, tra virgolette, più o meno a vivere nel silenzio, insomma, quindi nell'accettazione di quello che era un destino che per loro veniva scritto, che non scrivevano in alcun modo e quindi non avevano vie di fuga. Anche qui c'è un po' simbolicamente la madre terra, perché è quella dalla quale tutti poi veniamo. Elvira, e in questo devo dire che qui una piccola parentesi la voglio fare, ti ringrazio perché insomma io e te abbiamo avuto occasione anche di condividere presentazioni dei libri, ma l'attenzione con la quale leggi i libri devo dire che mi sorprende, senso proprio, perché hai capacità di cogliere veramente anche dei particolari che magari a una lettura così possono sfuggire. Però la madre è una figura centrale, anche se nel romanzo in realtà è compare e scompare, però è una figura centrale proprio perché rappresenta non solo l'accettazione, ma quella che è solo un'apparente accettazione, perché io credo che insomma le madri che hanno per generazioni visto partire da questa terra, ora dico una cosa che potrà apparire retorica, ma è la realtà, i figli, quindi persone che sono andate via e quindi hanno perso letteralmente anche figli che sono andati altrove per studiare, per lavorare, quindi è come se fosse, diciamo, una cosa che è anche questa proprio dentro, insomma, no? Per tante generazioni di madri. La madre di Elvira però alla fine poi viene fuori questa, e la figlia lo riscoprirà quasi, diciamo, per caso, proprio alla fine invece, era col silenzio che costruiva, la bellezza del suo silenzio era l'ago e il filo, perché l'unica cosa che le,
le piaceva fare rappartarsi e ricamare, quando poi la figlia ritrova i manufatti della madre, insomma, in un tempo, diciamo, futuro, nel suo ritorno, eccetera. Ecco, si dice, ecco, dove mia madre metteva però le sue parole, la sua capacità anche di costruire bellezza in questi ricami sottili, in questi voli di uccelli che lei riusciva a ricamare sulle lenzuola che lei ritrova dopo molto tempo. Quindi non solo le mani che producono anche queste piccole opere d'arte che sembrano a noi oggi magari scontate, no? Ma invece allora erano, e per Elvira in modo particolare, era proprio dove i suoi pensieri belli erano raccontati nell'ago, nel filo e in quello che creava con i ricami. Abbiamo terminato il nostro tempo, e quindi Daniela, grazie molto di essere, grazie, ti ringrazio di essere stata nostra ospite. Io invito nuovamente chi ci sta guardando e ascoltando ad acquistare il libro di Daniela Grandinetti, L'una pietra, peraltro un titolo anche questo estremamente azzeccato. Chiudo con una frase, con una frase del libro che riguarda la storia di Cosma e che in qualche modo svela anche il modo di essere di Daniela, non solo come scrittrice ma come persona. Pianse nascosta nel sottoscala perché almeno alle lacrime aveva diritto. Questa è una storia di ingiustizie, anche ingiustizie alle quali Daniela Grandinetti non si è mai piegata. Noi ci vediamo la settimana prossima.